Carissimi, eccomi qui per il nostro consueto appuntamento settimanale. Ma questo appuntamento ha qualche cosa di particolare. Soprattutto vorrebbe avere una intonazione pasquale, perché oggi dobbiamo dire Cristo è risorto, è veramente risorto. Sono qui accanto alla statua del risorto, proprio perché da Lui venga questo augurio pasquale per tutti noi. E proprio per questo, ecco che desidero condividere con voi un piccolo pensiero che è il frutto della meditazione del Vangelo della sera di Pasqua durante la celebrazione della messa vespertina di Pasqua. Si leggerà questo Vangelo, è il famoso Vangelo dei discepoli di Emmaus. Si racconta che due discepoli di Gesù, dopo la morte in croce del loro maestro, se ne tornano a casa delusi, perché avevano sperato tanto che fosse lui a liberare questo popolo da tutti i mali. Purtroppo la morte di Gesù ha portato con sé nella tomba anche la loro speranza. Se non che, ecco che Gesù risorto, sia pure sotto sembianze non immediatamente riconoscibili, si affianca a loro e dice: che cosa avete di essere così tristi? Ed essi raccontano quello che è capitato a Gesù. E Gesù a un certo punto dice: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Gesù aiuta questi suoi discepoli a guardare alla passione, alla morte di Gesù con una prospettiva diversa. Cerca di aiutarli a capire che quello che è accaduto non è semplicemente una perdita, una sconfitta, ma fa percepire che le sofferenze del Cristo, ecco che hanno un valore, hanno la capacità di generare nuova vita. È significativo che Gesù non dica è che dopo la passione ecco che ci sarà la risurrezione, ma dice piuttosto è che queste sofferenze ecco sono proprio quelle che hanno permesso al Cristo di entrare nella sua gloria. Quindi non soltanto dopo la sofferenza viene la gloria, ma la gloria della risurrezione, la vita nuova nasce dalle sofferenze. Per certi versi le sofferenze sono strumento di vita nuova. Certo, dobbiamo domandarci che tipo di sofferenza. La sofferenza di Cristo, e cioè la sofferenza che è stata ripiena di amore, la sofferenza intrisa d'amore. Per questo la sofferenza del Cristo, la passione del Cristo ha generato vita nuova. Lo ha fatto capire Gesù. E quando, proprio in riferimento alla sua passione, ecco che ci rimanda ai dolori del parto della donna, che soffre. Ma proprio perché quella sofferenza è la sofferenza per amore nei confronti del figlio che deve nascere, quella sofferenza è capace di generare vita nuova. Questo è quello che ci dice Gesù. Ci invita a guardare la sua risurrezione proprio come quell'avvenimento e che dà significato, valore alla nostra sofferenza quando è intrisa
quando è segnata dall'amore. Ecco, cari amici, anche noi, molte volte in questo ultimo periodo, assomigliamo ai discepoli di Emmaus. Siamo tristi. Siamo tristi soprattutto perché abbiamo perso tanti amici e che rendevano bella la nostra vita. Questi purtroppo il virus se li è portati via. E Gesù ci dice che però questa sofferenza non è una sofferenza inutile, perché anche la nostra sofferenza per molti aspetti è stata caratterizzata da una presenza d'amore. E non mi riferisco semplicemente al sacrificio dei medici, il pensiero che 100 e più medici hanno dato la vita è per affrontare la sofferenza di tanti ammalati e così pure anche diversi infermieri, è certamente molto significativo, molto triste ma significativo, perché ci dice che abbiamo avuto a che fare con una grande sofferenza dove però si è introdotto l'amore. Ma dobbiamo riferirci anche alle sofferenze di tutti noi che abbiamo dovuto rinunciare a quello che ci sarebbe piaciuto, uscire di casa, parlare, andare a incontrare le persone. La sofferenza stessa di noi cristiani che abbiamo rinunciato a trovarci, a celebrare insieme la nostra fede, l'incontro col Signore. Sofferenza che abbiamo accettato non per paura, ma per amore, per non diffondere ulteriormente il virus, per non creare altre morti. Ebbene, Gesù ci dice oggi, in questo giorno di Pasqua, sappiate che la vostra sofferenza unita alla mia non è stata inutile. Vi accorgerete che nasce vita nuova, vi accorgerete in ogni caso che grazie a questo dolore, grazie all'occasione che vi è stata offerta per manifestare il meglio di voi, siete diventati più buoni. E quando si diventa più buoni, si partecipa della vita nuova del Cristo e si fa Pasqua. Per questo, ecco che auguro davvero a tutti voi una santa Pasqua, che il Signore ci aiuti tutti a percepire nella sofferenza per amore il germe di una vita nuova, il germe della Pasqua. Tanti, tanti auguri a tutti.